Diceva San Leopoldo, devo rispondere alla bontà divina del Signore nostro Gesù Cristo, che si è degnato di scegliermi, perché anche attraverso il mio ministero in qualche misura si realizzi quella divina promessa. Vi sarà un solo ovile e un solo pastore. Dice San Pio, prostriamoci innanzi al presepe e con il grande San Girolamo, il santo infiammato di amore a Gesù bambino, offriamogli tutto il nostro cuore senza riserva e promettiamogli di seguire gli insegnamenti che giungono a noi dalla grotta di Betlemme, che ci predicano essere tutto quaggiù vanità delle vanità, non altro che vanità. Nel terzo mistero doloroso si contempla l'incoronazione di spine di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Dio, che sei perfetta unità e sommo amore, tu hai dato a San Pio da Pietrelcina e a San Leopold Mandic un cuore pieno di compassione verso i peccatori e ardente nel promuovere l'unione fra i cristiani. Concedi anche a noi, per la loro intercessione, di rinnovarci nello spirito, per aprirci ad ogni fratello e cooperare fiduciosi all'unione di tutti i credenti nel vincolo della pace, per Cristo nostro Signore. Dal Salmo 102. Il nostro Dio è grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Il nostro Dio è grande nell'amore. Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Il nostro Dio è grande nell'amore. La grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono. La sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza. Il nostro Dio è grande nell'amore.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate di ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Parola del Signore. Padre buono, accogli la nostra preghiera per l'intercessione di San Pio da Pietrelcina e di San Leopoldo Mandic. Donaci la forza del tuo spirito perché sappiamo professare con coraggio la nostra fede, proclamare la tua lode, essere solidali con chi soffre la fame, la solitudine, la violenza e la disperazione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
dice il Santo Padre Francesco nella Misericordiae Vultus. La Chiesa sente in maniera forte l'urgenza di annunciare la misericordia di Dio. La sua vita è autentica e credibile quando fa della misericordia il suo annuncio convinto. Essa sa che il suo primo compito, soprattutto in un momento come il nostro, colmo di grandi speranze e forti contraddizioni, è quello di introdurre tutti nel grande mistero della misericordia di Dio, contemplando il volto di Cristo. Dice San Leopoldo Mandic: sarò missionario qui, nell'ubbidienza e nell'esercizio del mio ministero. Ci raccomanda Padre Pio: non vi abbandonate mai a voi stessi. Ogni fiducia ponetela in Dio solo. Da Lui aspettatevi ogni forza e non desiderate soverchiamente di essere libera dal presente stato. Lasciate che lo Spirito Santo operi in voi. Abbandonatevi a tutti i suoi trasporti e non temete. Egli è tanto sapiente, soave e discreto da non causare che il bene. Quale bontà di questo Spirito Paraclito per tutti, ma quale per voi massimamente che lo cercate. Nel quarto mistero doloroso contempliamo la salita di Gesù sul Calvario, carico della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oh,
Leggiamo nella Misericordiae Vultus: in questo anno giubilare la Chiesa si faccia eco della parola di Dio, che risuona forte e convincente come una parola e un gesto di perdono, di sostegno, di aiuto, di amore. Non si stanchi mai di offrire misericordia e sia sempre paziente nel confortare e perdonare. La Chiesa si faccia voce di ogni uomo e di ogni donna e ripeta con fiducia e senza sosta: ricordati, Signore, della Tua misericordia e del Tuo amore, che è da sempre. San Leopoldo ci ricorda, dice la Divina Scrittura: pregate gli uni per gli altri al fine di salvarvi. Dunque, ciascuno è chiamato a compiere una missione. Scriveva a Padre Pio: sento dentro di me una voce che assiduamente mi dice: santificati e santifica. Quinto mistero doloroso: Gesù è crocifisso e muore in croce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ricorda Papa Francesco: ecco, davvero la santità è il volto più bello della Chiesa, il volto più bello. È riscoprirsi in comunione con Dio, nella pienezza della sua vita e del suo amore. Si capisce allora che la santità non è una prerogativa soltanto di alcuni. La santità è un dono che viene offerto a tutti, nessuno escluso, per cui costituisce il carattere distintivo di ogni cristiano. San Pio scrive: «Vi scongiuro, per la mansuetudine di Gesù e per le viscere di misericordia del Padre Celeste, a non mai raffreddarvi nella via del bene. Correte sempre e non mai vogliate fermarvi, sapendo che in questa strada lo stare fermo equivale al ritorno sui propri passi. Siate vigilanti e non fidatevi troppo di voi, e abbondate sempre di più nella carità, che è il vincolo della cristiana perfezione». Ci ricorda San Leopoldo Mandic: i nobilissimi sentimenti di speranza devono essere la vita di ogni credente, poiché fu scritto che l'uomo giusto trova nella sua fede sufficienti motivi per vivere la vita di giustizia e santità. E glorioso Dio, illumina il cuore mio, dammi fede.
ardente dolce forza del tuo amore. La mente mia da tutte le cose, perché io muoia per amor tuo. Preghiamo. O Dio, della tenerezza e del perdono, che in San Pio e in San Leopoldo ci hai dato un'immagine perfetta della tua infinita misericordia, fa che per la loro intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua bontà paterna. Per Cristo nostro Signore. Ecco la generazione che cerca il tuo volto. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca il tuo volto,
Dio di Giacobbe. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere, lì si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Quando la Madonna, con sguardo profetico, disse: Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili, prevedeva anche questo momento. Noi ne siamo commossi testimoni. Il 25 maggio 1887 a Pietrelcina nasceva Francesco Forgione, il futuro Padre Pio. Padre Leopoldo allora aveva già 21 anni. In quello stesso anno, il 16 maggio, San Giovanni Bosco era qui a Roma. Celebrò la Santa Messa nella Chiesa del Sacro Cuore presso la stazione Termini e si commosse fino alle lacrime. In quello stesso anno, 1887, in Francia, Paul Claudel e Charles de Foucault facevano i primi passi nel loro cammino di conversione. In quello stesso anno, padre Damiano de Vester stava per concludere la sua meravigliosa missione di eroica carità fra i lebbrosi nell'isola di Molokai. In quello stesso anno, 1887, esattamente il 20 novembre, Teresa Martin, la futura Santa Teresa di Lisieux, attraversava Piazza San Pietro insieme al papà, anch'egli oggi santo,
e andava a pregare davanti alla tomba dell'Apostolo Pietro. Noi oggi camminiamo sulla strada dove ci hanno preceduto tanti santi. Questo fatto deve darci tanto coraggio. 10 anni dopo, nel 1897, Teresa di Lisieux, pochi mesi prima di andare in paradiso, confidò: «Sento che sto per entrare in cielo, ma sento che la mia missione sta per incominciare. Non posso riposarmi finché ci saranno anime da salvare. Passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». È vero, i santi in paradiso non possono dormire, ma ci seguono, ci accompagnano, ci difendono, ci aiutano nel cammino della nostra continua conversione e ci aspettano nella festa dei santi, nella festa del pieno compimento delle beatitudini. Come è consolante questo pensiero. E in questo momento Padre Pio e Padre Leopoldo ci parlano attraverso la loro vita. Essi hanno vissuto pienamente le beatitudini e ci indicano la strada per sperimentarli anche noi. Che cosa ci dicono? Padre Pio e Padre Leopoldo hanno lasciato passare un fiume di misericordia nelle loro mani, restando anche 16 e più ore al giorno nel confessionale. È impressionante questo fatto. Quante persone hanno ritrovato la grazia di Dio per mezzo di loro? Quanti hanno ritrovato la pace? Quanti hanno ritrovato la fede e la gioia di credere in Gesù? Quante volte la mano di San Pio e di San Leopoldo si è alzata per assolvere i peccatori che ripartivano con un cuore nuovo, libero e puro. Purtroppo oggi molti disertano il confessionale, eppure il sacramento del perdono è un dono prezioso di Gesù risorto. È un bagno nella misericordia che sana le ferite, guarisce da ogni paura e rende felici. Si rende felici perché soltanto il perdono di Dio fa entrare nell'esperienza bella delle beatitudini. Padre Pio e Padre Leopoldo ci avvertono e ci dicono: state attenti, molti oggi non capiscono più la gravità del peccato, ma il peccato è male perché fa male. Il peccato è male perché taglia la comunione con Dio, che è il proprietario esclusivo della gioia. Gilberto Chesterton, famoso scrittore inglese, si convertì alla nostra fede cattolica nel 1922. Qualcuno gli chiese: ma perché lei ha deciso di diventare cattolico? La sua risposta fu immediata e fu questa: ho deciso di diventare cattolico per potermi confessare. Infatti, soltanto nella Chiesa cattolica trovo uomini autorizzati da Dio a darmi il perdono di cui ho tanto bisogno. E aggiunse: dopo la mia prima confessione, dopo aver ricevuto il primo perdono di Dio, il mondo mi si è rovesciato ed è diventato dritto. Cioè, soltanto quando il cuore è in grazia di Dio vede tutte le cose nella luce vera e giusta. Padre Pio e Padre Leopoldo sapevano bene che accade così. Con la loro preghiera ci aprono il cuore per accogliere oggi la misericordia di Dio, di cui anche noi abbiamo tanto bisogno. Questi giorni, benedetti dalla loro presenza tra noi, siano occasione propizia per ritornare al Signore e per ritrovare il fervore della fede e l'entusiasmo missionario che ha caratterizzato tutta la vita di questi due santi che sulle orme di San Francesco hanno seguito fedelmente Gesù. Stasera
dobbiamo tutti ritornare alle nostre case con il cuore più buono, con l'anima più limpida, con la prontezza sincera a perdonare, con la decisione di voler tendere sempre la mano per soccorrere e asciugare le lacrime dei fratelli che incontriamo ogni giorno. Madre Teresa di Calcutta, che verrà proclamata santa proprio in questo anno, spesso diceva: ogni giorno è bello perché possiamo riempirlo di opere buone. E aggiungeva: quando rendo felice qualcuno, anch'io divento più felice. Fidiamoci, perché è così. San Pio e San Leopoldo, benvenuti nella Basilica di San Pietro. Il vostro pellegrinaggio nel cuore della Chiesa Cattolica ci ottenga dal Signore il dono tanto desiderato della pace nel mondo, della pace nelle famiglie, della pace nei nostri cuori che il Papa Francesco costantemente invoca. San Pio e San Leopoldo, pregate sempre per noi e aiutateci dal cielo a camminare sulle orme lasciate dai santi e anche da voi su questa nostra terra. Siamo sicuri che ci ascolterete e ci starete vicino. Grazie San Pio, grazie San Leopoldo. Sia lodato Gesù Cristo. O Padre Santo, che illumini la Chiesa con veri esempi di santità, donaci di poter seguire San Pio da Pietrelcina e San Leopoldo Mandic sulla via della perfetta carità, perché anche noi, con la forza del Tuo Spirito, possiamo diventare veri testimoni del Tuo volto di bontà e di misericordia per Cristo nostro Signore. Le reliquie dei santi Padre Leopoldo e Padre Pio verranno portate adesso processionalmente nella Basilica di San Pietro. Tutti coloro che si trovano attualmente in piazza potranno visitare e compiere il loro gesto di devozione e venerazione all'interno della Basilica. Vi chiederei di seguire le istruzioni che vi verranno date dai volontari perché il tutto si possa svolgere in maniera tranquilla, serena e con un po' di ordine. Inoltre, domani Papa Francesco
sarà qui in piazza per una udienza speciale per tutti coloro che vorranno accorrere. A partire dalle ore 7 verranno aperti i cancelli della Basilica per i normali controlli e tutti potranno accedere con il biglietto all'udienza che Papa Francesco terrà alle ore 10. Santa Virgo Virginum, ora pro nobis. Santi Michael Gabriele et Raphael, ora pro nobis. Omnes Santi Angeli, ora te pro nobis. Sante Abraham, ora pro nobis. Sante Moises, ora pro nobis. Sante Elia, ora pro nobis. Sante Johannes Battista, ora pro nobis. Sante Jose, ora pro nobis. Omnes santi patriarche et profete, Santi Petre et Paule, ora te pro nobis. Sante Andrea, ora pro nobis. Santi Ioannes et Iacobe, ora te pro nobis. Sante Thomas, ora pro nobis. Santi Filippe et Iacobe, Sante Bartolomeo, ora pro nobis. Sante Matteo, ora pro nobis. Santi Simone Taddeo, ora pro nobis. Sante Mattia, ora pro nobis. Sante Luca, Sante Marce, ora pro nobis. Sante Barnaba, ora pro nobis. Santa Maria Magdalena, ora pro nobis. Omnes santi discipuli Domini, ora te pro nobis. Sante Stefane, Sante Ignati Antiochene, ora pro nobis. Sante Policarpe, ora pro nobis. Sante Justine, ora pro nobis. Sante Laurenti, ora pro nobis. Sante Cipriane, Sante Bonifati, ora pro nobis. Sante Stanislae, ora pro nobis. Sante Toma, ora pro nobis. Santi Ioannes et Thomas,
sante Paule, ora pro nobis, santi Isaac et Johannes, ora pro nobis, sante Petre, ora pro nobis, sante Carole, ora pro nobis, sante Perpetua et Felicita, Santa Agnes, ora pro nobis. Santa Maria, ora pro nobis. Omnes santi martires, ora pro nobis. Santi Leo et Gregori, ora pro nobis. Sante Ambrosi, sante Ieronime, ora pro nobis. Sante Augustine, ora pro nobis. Sante Atanasi, ora pro nobis. Santi Basili et Gregori, ora pro nobis. Sante Ioannes Chrysostome, sante Martine, ora pro nobis. Sante Patrici, ora pro nobis. Santi Cirille et Metodi, ora pro nobis. Sante Carole, ora pro nobis. Sante Francisce, sante Pie, ora pro nobis. Sante Johannes, ora pro nobis. Sante Johannes Paule, ora pro nobis. Sante Antoni, ora pro nobis. Sante Benedicte, sante Bernarde, ora pro nobis. Sante Francisce, ora pro nobis. Sante Dominice, ora pro nobis. Sante Toma, ora pro nobis. Sante Ignati, ora pro nobis. Sante Francisce, ora pro nobis. Sante Vincenti, ora pro nobis. Sante Johannes Maria, ora pro nobis. Sante Johannes, ora pro nobis. Sante Leopolde, sante Pie, ora pro nobis. Santa Catarina, ora pro nobis. Santa Teresia Gesù, ora pro nobis. Santa Rosa, ora pro nobis. Sante Ludovice, ora pro nobis. Santa Monica, ora pro nobis. Santa Elisabeth, ora pro nobis. Omnes santi e sante Dei, ora pro nobis. Propitius est. Ab omni mano, libera nos Domine. Ab omni peccato, libera nos Domine. Ab insidiis diaboli, libera nos Domine. Ab ira et odio et omni mala voluntate, libera nos Domine.
morte perpetua. Libera nos Domine. Per incarnationem tua. Libera nos Domine. Per nativitatem tua. Libera nos Domine. Per baptismum et sanctum iunium tuum. Libera nos Domine. Per crucem et passionem tuum. Libera nos Domine. Per mortem et sepulturam tuum. Per santam resurrectionem tuam. Libera nos Domine. Per admirabilem ascensionem tuam. Libera nos Domine. Per effusionem Spiritus Sancti. Per gloriosum adventum tuum. Libera nos Domine. Ut nobis indulgeas, et oramus audinos. Ut mentes nostras ad celestia desideria erit. Animas nostras, fratrum propinquorum, et benefactorum nostrorum, ab aeterna damnatione eripias. Et oramus audinos. Ut omnibus fidelibus defunctis, requiem aeterna donare digne. Ut mundum a peste fame et bello servare digneris. Et oramus audinos. Ut cuntis populis pacem et veram concordiam donare digneris. Et oramus audinos. Ut ecclesiam tuam santam regere et conservare digneris. Et oramus audinos. Ut omnes ecclesiasticos ordines in santa religione conservare digneris. Et oramus audinos. Ut operarios in messem tuam mittere digneris. Ut omnibus in Christum credentibus unitatem largiri digneris. Et oramus audinos. Ut omnes homines ad Evangelii lumen perducere digneris. Et oramus audinos. Christe audinos. Christe audinos. Christe exaudinos. Christe exaudinos. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che in San Pio e in San Leopoldo ci hai offerto dei mirabili pastori, pienamente consacrati al servizio del tuo popolo. Per la loro intercessione e il loro esempio, fa che dedichiamo la nostra vita per guadagnare a Cristo i fratelli e godere insieme con loro la gioia senza fine
per Cristo nostro Signore. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei rimasto umile. Tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affanati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad una croce, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore, per sempre. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti a Gesù crocifisso. Aiutaci a credere davanti all'amore. Aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio. Aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace. Aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Piccolo San Leopoldo, tu sei stato un gigante di carità. Il tuo cuore in sintonia con quello di Gesù, hai ardentemente desiderato l'unità di tutti i cristiani in un solo ovile, sotto un solo pastore. Prega per noi affinché siamo pazienti e tenaci costruttori di unità. Piccolo San Leopoldo, tu sei stato un faro di misericordia. Ai peccatori che ti avvicinavano hai fatto sentire l'abbraccio di Dio e la gioia del perdono che sana ogni ferita. Prega per noi affinché siamo volto e braccia della misericordia di Dio. Piccolo San Leopoldo, tu sei stato grande nell'umiltà, hai messo l'orgoglio sotto i piedi e hai camminato sulle orme di Maria, imparando da lei la fede dei semplici e l'obbedienza degli eroi. Prega per noi affinché siamo limpidi e umili servitori di Gesù. Piccolo e grande San Leopoldo, aiutaci. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ora inizia il passaggio di devozione attorno alle reliquie dei santi, mentre noi proponiamo la preghiera del Santo Rosario.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Offriamo questo Santo Rosario per il Santo Padre Francesco, che la prossima settimana farà un viaggio tanto importante e tanto difficile in una zona del mondo dove ci sono tante sofferenze. E preghiamo anche perché l'incontro oggi annunciato con il Patriarca di Mosca abbia dei frutti di unità. Il primo mistero gaudioso è l'annuncio dell'angelo a Maria. È il sì di Maria, pronto, umile, sereno, obbediente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. È l'ora che pia la squilla fedel, le note ci invia dell'ave del ciel. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. È l'ora più bella che brilla nel ciel, che mite favella di pace d'amor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Secondo mistero gaudioso, Maria lascia Nazareth, si mette in viaggio per andare ad aiutare l'anziana cugina Elisabetta in attesa di un bambino. Seguiamo Maria in questo viaggio e seguiamola mentre nel cuore maturano le stupende parole del Magnificat. Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Nell'ora della nostra morte.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Maria, che Francesco la chiamava la poverella, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Gesù ha detto: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. San Pio e San Leopoldo hanno vissuto in modo straordinario questa beatitudine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Quarto mistero gaudioso. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio, portando con sé due colombe, l'offerta dei poveri. Simeone riconosce nel bambino il Messia atteso da Israele, la luce che illumina tutti i popoli. Però aggiunge, questo bambino sarà segno di contraddizione, perché svelerà i segreti dei cuori. È rivolto a Maria e anche a te, una spada trafiggerà l'anima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero gaudioso. Maria e Giuseppe cercano Gesù per le vie di Gerusalemme e lo ritrovano dopo 3 giorni nel Tempio. Maria domanda: Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo Padre Dio, angosciati, ti cercavamo. E Gesù risponde: perché mi cercavate? Non sapevate che io debbo occuparmi delle cose del Padre mio? Chiediamo a Maria la grazia, a Maria Giuseppe la grazia di cercare anche noi Gesù ogni giorno, senza mai stancarci. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Il nostro pane quotidiano, e
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre Celeste che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo Amore che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Immacolata, Madre Amabile, Madre ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre della Chiesa, o Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele,
specchio di giustizia, arca dell'alleanza, sede della sapienza, rosa mistica, stella del mattino, porta del cielo, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, salute degli infermi, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, infondi la tua grazia, o Signore, nei nostri cuori, perché noi che all'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo Figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. San Leopoldo Mandic, prega per noi. Secondo le intenzioni del Santo Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. San Leopoldo Mandic, prega per noi. Preghiamo insieme le preghiere che vi sono state consegnate, che trovate nell'immaginetta. Preghiamo insieme. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate, e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad una croce, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore per sempre. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti a Gesù crocifisso, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio, aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue, di carità fedele e silenziosa come le ferite di Dio. Amen. Preghiera San Leopoldo. Piccolo San Leopoldo, tu sei stato un gigante della carità. Il tuo cuore, in sintonia con quello di Gesù, ha ardentemente desiderato l'unità di tutti i cristiani in un solo vile, sotto un solo pastore. Prega per noi, affinché siamo pazienti e tenaci, costruttori di unità. Piccolo San Leopoldo, tu sei stato un faro di misericordia. Ai peccatori che ti avvicinavano, hai fatto sentire l'abbraccio di Dio
e la gioia del perdono che sana ogni ferita. Prega per noi affinché siamo volto e braccia della misericordia di Dio. Piccolo San Leopoldo, tu sei stato grande nell'umiltà. Hai messo l'orgoglio sotto i piedi e hai camminato sulle orme di Maria, imparando da lei la fede dei semplici e l'obbedienza degli eroi. Prega per noi affinché siamo limpidi e umili servitori di Gesù. Piccolo e grande San Leopoldo, aiutaci. Amen. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia. Andrò a vedere Maria, mia gioia e mio amor. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. San Leopoldo Mandic, prega per noi. Nel primo mistero luminoso contempliamo il battesimo di Gesù alle acque del Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Thank you.